Invece il tema che mi ha fatto papà a casa è andato benissimo. Avrò preso almeno 7 o 8. Senti, magari tu vieni a casa con Rosa perché io devo fare qualche commissione. Ma non fate tardi, mi raccomando. Sei venuto fin qui per me? Sì, per te. Un pezzo che non ci vediamo. Quant'è? Saranno 6 mesi, tantissimo. Un'eternità. E come stai qui? Male, eh? Ma che? Io non ci volevo venire, invece. E poi il sabato e la domenica non sto in collegio. Dormo dalla zia. Mi piace la zia. E anche Gianluca, mio cugino. Devo dire che con l'età è migliorato. È vero, non è male qui. Sei ancora innamorato di me? Io sì. E tu? Naturalmente. Però adesso c'è mio cugino che... L'hai visto Gianluca? Come ti sembra? Giovane. Lui è pazzo di me. Completamente partito. E tu? Non lo so. Un po' sì e un po' no. Ho paura più di sì che di no. È molto in gamba. E anche sexy. Però stai tranquillo. Non gli ho detto niente di noi. Brava. Hai fatto bene. Quelle sono cose nostre, no? Sì, però. Mi manchi, lo sai? Siamo stati felici. Ah, come sta Alcide? Bene, bene. È uscito dall'ospedale, zoppica un po'. Anzi, un bel po'. Ines è tornata a vivere con lui. E tu? Io mi sono trovato un posticino dalle suore in piazza Farnese. Sto bene. Come un papa. Come hai fatto a sapere che ero qui? Ma io so sempre dove sei. Ti ho voluto tanto bene, lo sai? E te ne voglio ancora. Anch'io. Ah, eccolo. Devo andare. Andiamo, che è tardi. Sennò poi la mamma se la prende con me. Ciao, Gianluca. Ciao. Ti fermi qualche giorno, nonno? No, il nonno torna a Roma. Io quest'estate vado in Costa Rica, da papà. Ma per le vacanze di Pasqua sono a Roma. Allora ci vediamo. Chissà. Au revoir. Au revoir. Arrivederci. Non me l'avevi detto che andavi in Costa Rica, perché? Non devo mica dirti tutto. Nonno! Non morire, ti prego. Ci proverò. Quant'è? 4.500. Ecco, tenga. Lei non prende niente? No, io tolgo il disturbo.